Su. Già. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah, ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tessa ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare! Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in Bill, faccia. Per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Ecco, già la cosa si fa interessante. Usano tutte queste armi. Prima di procedere ho qualcosa da farvi vedere. Cioè, ho praticamente l'arco. Un giocattolo nuovo di zecca. Il fucile da caccia. Cioè, un arsenale. Non siamo messi male. Il problema è solo uno. Credo che quest'arma faccia cagare. Non mi converrebbe neanche modificarla perché ha solo 4 barre. Madonna, ma sto posto è enorme. Ah, ma è una chiesa. Biglietto bombe. Un gruppo di runner ha fatto esplodere la maggior parte delle bombe sul lato sud delle città. È tempo di fare un'altra passata. Non dimenticarti di segnare la posizione di tutte le bombe sulla mappa. Qui altra roba non ce n'è. Ah, qua è chiuso direttamente apposta. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Allora, queste potenti bombe esplodono quando un nemico si avvicina. Puoi usarle a scopo offensivo o difensivo.
lanciandole con una parabola d'arco con L2 o piazzandole in posizione strategica con R2. Le bombe inesplose sono sempre recuperabili. Ah, ecco, questo già è finito. Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della suola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Vaffanculo, a Joel serve un'auto. E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Vedi, mirino già sarebbe figo. Un mirino qua in realtà non sarebbe male. Ah, ci sono i vari step. Ah, ok. Fondina per una seconda pistola, fondina per una seconda pistola a canna lunga. Se no, velocità di ricarica, velocità di fuoco, capacità caricatore. Beh, io direi qua velocità di ricarica. Ci sta a potenziarlo in entrambi. Direi di sì. Velocità di fuoco, capacità del caricatore, no, in realtà. La velocità di ricarica in realtà la dovrei potenziare su tutti. Penso sia una tra le cose. Vabbè, qua faccio anche il caricatore. Ok, dai, posso. Dovrebbe esserci utile. Ma le bombe... Ah, ecco, vedi? Esatto, adesso vedi, le bombe le posso costruire pure. Però le bombe dove si trovano? Ah, là sopra, ok. Va bene, perfetto. Le bombe in realtà per i runner potrebbero anche essere interessanti. Lì c'è qualcosa. Qualcosa è l'alcol. Al massimo. Sì, effettivamente. Vabbè. Andiamo. Ragazzina, giuro che sei preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda. Fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio. Come un falco. Come un falco. Wow. La fondina, ho capito. È il posticino qui. A cosa serve? Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Ok, è ora di fare i bagagli. Vabbè, di prendere abbiamo preso tutto, quindi possiamo andare. Belli, andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Qua c'è qualcosa da prendere? Cavolo. No, vabbè. Qui invece... Forza, dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Allora, ok. Un po' di barbecue. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci
Ci penso io. Ehi, avete sentito? Silenzio. Qui abbiamo i coltelli, usiamoli. Cazzo siete? Bello che possiedono tipo munizioni per il fucile. Cioè hanno il drop praticamente. Ma proprio il coltello che adesso dura di più, giustamente siamo avvantaggiati super. Coltelli OP. Coltelli OP. Attenzione. Bene. Sì, così si fa. Faccio altri potenziamenti. Allora, andiamo a prendere quello. Ci siamo. Ottimo. Non siamo ancora al sicuro. Perfetto. Dai, coltelli, coltelli OP. Merda, è bloccata. Spawn, no? Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Muoviamoci senza far rumore. Che anche qua sono... Dietro di te. Che è dietro di me? Piano. Ah. Ma là sono... Scusa, questi qua sembrano... sembrano normali questi, non sembrano di quelli... Non scherzavi su questo posto, eh? Questo lo possiamo fare fuori. Senza coltello magari. Esatto. Perché su questi coltelli è proprio uno spreco. Come si faceva a sentire. Aspetta, io da qua mi sa che sto andando avanti, quando là invece avevo visto comunque una zona che potevo esplorare. C'era una sorta di casa abbandonata qua, cosa c'era?
lascia stare! Cacchio. Che fortuna che almeno... Se voi due ragazzi mi deste un'arma, potrei ammazzare quegli stronzi. Sta zitta, zitta. C'è qualcuno qua? Non sembra. Piastrina delle luci. Ma non c'è nessuno. C'è nessuno. Non c'è niente. Bene. Vabbè. Ok, quindi in questa casa fondamentalmente c'era solo la piastrina. Non c'era altro. Bravo. Cazzo. Vabbè, questi li possiamo prendere a prima. Oddio. No, era bello se si infilzava lì nel cancello. Se si infilzava nel cancello era stupendo. Che paura. Che gli ha dato quel calcio così tipo fatality. Se si infilzava lì nel cancello era top. Questa sì. Non la posso potenziare? Non me la può potenziare. Forse... Ah, perché è già potenziata. Vedi che ci sono i chiodi tipo... Ah, è già potenziata. Figo. Allora, qua c'è altro? Non mi pare. No, cazzo. Ogni volta sbaglio tasto. Madonna quante frecce. Beh, di frecce adesso ne ho un bel po'. Ah, qua non c'è nulla. Qui c'è la porta. Bene. Da questa parte. Ah. È bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì. Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Non penso di poter andare dall'altra parte, quindi. Sta molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Dentro alla casa ci sono altre clicker. Oh, merda.
sono altri lì che... Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Dai, vabbè. Abbiamo praticamente come se avessimo 4 coltelli. Quindi possiamo approfittarne. Ok, cerchiamo di stare attento. Bene, sono 4 precisi, quindi forse ci arriviamo. Ci arriviamo precisi precisi. Che ce n'è uno là, uno là. Non credo ce ne siano altri perché non li vedo. Munizioni, fucile a pompa, nastro, e bende se non sbaglio. Ok, devo trovare adesso lame, tutto per fare il coltello. Coltello. Saliamo sul camper e scendiamo. Mi serve coltello. Dovremmo essere al sicuro, dai. Che cazzo? Ah, ah sì, per farmi vedere l'obiettivo. Ma aspetta, qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Ma ci siamo stati, ok, va bene, a posto. Possiamo andare. Qua non mi sembra che ci sia. Che cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Mandiamo Ellie. Bene. Aspetta, ma... Oh, finalmente. Salute massima, sì. Assolutamente sì. Fa un bel power up alla salute. Ci sta tutto. Madonna, di bende sono... Sono pieno fino alla testa, proprio. Vabbè, normale, stiamo... Diciamo, sto utilizzando pochi medikit, perché comunque la modalità è quella che è, cioè... Quindi, giustamente, sto utilizzando meno medikit, quindi non ho bisogno di prendere tutte queste bende. Cioè, nel senso, non ho da utilizzare tutte queste bende. Qua non c'è nient'altro. Ci sono solo piatti. Hey, Joel! Sì? Ah, un coltello direttamente, figo. Sì, sì, ora ti aiuto, aspetta, fammi... Esplosivo. Ho le munizioni al massimo del fucile a pompa? Oddio. Non me lo devi dire ste cose. Che a me viene voglia poi di utilizzarlo, in realtà... Io in questi giochi di sopravvivenza sono sempre... Ehi, hai un minuto? In questi giochi di sopravvivenza sono sempre... Non ho le lì. Molto parsimonioso. Quando in realtà dovrei... Le dovrei utilizzare le cose. Invece sono sempre molto parsimonioso. Mi tengo sempre tutto. Non voglio mai sprecare nulla. Cioè io mi ricordo che giocando a Dying Light, anche in modalità hard, perché poi l'ho ricompletato in modalità difficile. Quello è un giocone. Vedo l'ora che esca il 2. Quello appena esce il 2 lo prendo immediatamente. E mi ricordo che io praticamente sono sempre stato molto molto parsimonioso anche in Dying Light. E poi mi ritrovavo con materiali su materiali.
Potevo potenziare armi tipo a... Ecco il camion. Ah, bestia proprio. Forza. Allora, questi sono tutti normali, non sono creeper. Sono un bel po' lassù. Cerca di non fare rumore. Ma questi non sono creeper. Quindi questi li possiamo prendere alle spalle. E strangolare, tipo. O spaccargli la testa. Esatto. Silenzio. Quello ha fatto rumore. Che cazzo spari? Dietro di te. Va bene. Meno male che siete. Che siete quelli fasulli, tipo. Non siete i clicker. Se no ero fottuto. Va bene. Poi quello subito che spara così per farmi sentire. Cioè proprio un minimo di intelligenza. Cioè se sai che li puoi battere a pugni, ma ammazzali a pugni, no? No che già piglia subito, esce e boom e spara. Cioè che siamo in Texas. Cioè, appena dicono buongiorno, pa, vedi, ti sparano. Così siamo senza motivo. Corri a lì, corri! Merda! Arrivano da tutte le parti! Corsa veloce! Allora, mi sa che dobbiamo scappare? Pezzo. Ale! È rilassante prenderli a pugni, tipo. Oddio! Cioè non lo so, mi diverte prenderli a pugni. Ma va, dai che bello! È stato più semplice di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire la spingola. Ma cazzo, si usava il medikit. Ah, ecco. Così ne approfitto, me ne posso craftare. Cioè, wow, guarda quanti me ne posso craftare. Cioè, proprio a dire, sai, proprio sprechiamoli. Dai, salve. Farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Vai, sali. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Comunque, questo è Claudio Moneta. Come doppiatore. Hai sentito? Stanno arrivando. Più in fretta. Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Sono bloccate! Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Sì,
di solo! C'è un barco, svelti! Joel, c'è un'entrata! Dai, andiamo! Pensavo fosse un game over. Bill, fai in fretta. Aiutami. Dimmi che hai finito. È vuoto. Cosa? È vuoto, cazzo. Ragazzi, dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui. Muoviamo il corpo.